Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova video intervista del Festival del Futuro. Abbiamo il piacere di avere come ospite quest'oggi Roberta Marracino, responsabile della Group ESG Strategy and Impact Banking di UniCredit. Buongiorno, dottoressa Marracino. Buongiorno a voi. Introduco brevemente che cosa significa ESG, per chi non lo sapesse. Questo acronimo sta per Environmental, Social and Governance e si può tradurre in italiano con tutto quell'ambito che riguarda la governance ambientale, sociale e aziendale, ovvero tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità e dell'impatto sociale che un'azienda, un'impresa ha. Quindi il ruolo di Roberta Marracino è in UniCredit quello di sovraintendere, gestire in qualche modo la strategia di tutto ciò che riguarda la sostenibilità e la sua misurazione. Per dirla in parole povere, che sicuramente lei saprà poi spiegare meglio. Quindi ovviamente è una tematica che ha molto a che fare con il futuro, perché ovviamente il comportamento socialmente sostenibile e ambientalmente sostenibile di tutte le aziende sono, oltre che di tutte le organizzazioni, sono fattori essenziali per avere un futuro più vivibile. E la prima domanda quindi è questa: perché i fattori di ESG, quindi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, sono diventati così importanti nella lettura delle dinamiche economiche e sociali? Buongiorno a tutti e grazie per questo invito, mi fa molto piacere poter parlare un po' di questi temi che sicuramente sono all'ordine del giorno se pensiamo a tutto quello che ci sta succedendo intorno in questi mesi e anche probabilmente nei prossimi. I fattori ESG, come ha avuto modo di ricordare lei, sono importanti perché in realtà attengono a tutto l'ambito della sostenibilità, intesa come un insieme di componenti diverse, che sono tipicamente componenti ambientali, componenti sociali e componenti di governance, cioè ovvero come poi tutti questi aspetti si rendono possibili grazie a meccanismi, diciamo, decisionali che sono integrati all'interno delle organizzazioni e che assicurano dei comportamenti diciamo fair e corretti. Perché sono temi così importanti? Ci troviamo casualmente all'incrocio di una serie di forze che in questo momento stanno sicuramente rappresentando un'accelerazione. Le tematiche ambientali non sono sicuramente nuove, perché se ne è cominciato a parlare negli anni 70. L'accordo di Parigi è datato 2015, quindi anche tutta una serie di impegni per quanto riguarda la riduzione del rischio climatico e quindi l'impatto ambientale è datato almeno 5 anni fa da parte di governi, enti sovranazionali e anche le imprese che hanno aderito sostanzialmente a questo impegno. Però, come dicevo, in questo momento c'è la coazione di più fattori contemporaneamente. Primo è che ci troviamo di fronte a dei fattori di rischio che sono estremamente rilevanti. Sono fattori di rischio che il UEFA, il World Economic Forum, aveva chiaramente evidenziato già da qualche anno. Se andiamo a vedere la mappa dei rischi del UEFA dello scorso anno, in particolare nel quadrante in alto a destra, dove ci sono i rischi a maggiore probabilità e a maggior impatto, c'erano 7 rischi, 6 di questi erano rischi ambientali. Poi c'era un altro rischio che stava invece nel quadrante in alto a sinistra, dove venivano registrati appunto i rischi ad alto impatto ma a bassa probabilità, e tra questi c'era la pandemia. Quindi quello che voglio dire è sicuramente ci troviamo in una fase in cui una serie di rischi o ad alta probabilità, alto impatto, o a bassa probabilità, ma in realtà si è verificato e ad alto impatto, sono di fatto in corso. Quindi questi rischi sono rischi che ormai non possono più essere
negati o non possiamo rimandare il fatto di affrontarli e vanno affrontati. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello che ci siamo appena detti, anche il rischio, diciamo, a minor probabilità e ad alto impatto è un rischio che si è verificato e l'impatto lo stiamo vivendo e provando sulla nostra pelle negli ultimi mesi, nei prossimi e con tutto quello che ne consegue sia dal punto di vista della ricaduta economica negativa, della ricaduta sociale e delle ricadute anche su ciascuno di noi dal punto di vista non solo dei comportamenti ma anche dell'impatto psicologico e del benessere. Un terzo fattore che è estremamente rilevante in questo momento è che ci sono degli ulteriori acceleratori di comportamenti virtuosi e in questo caso sono sostanzialmente tre. Gli investitori, i governi e gli enti sovranazionali e i regolatori nel caso del sistema bancario. Gli investitori perché si stanno muovendo con grande decisione dei grandi, diciamo, direttori di risorse. Gli investitori in pratica indirizzano le risorse, che sono risorse finanziarie importanti, quindi investimenti, e lo stanno facendo sempre di più verso aziende e organizzazioni che dimostrano di essere più virtuose sotto il profilo della sostenibilità, quindi sotto il profilo ESG. Lo stanno facendo in modo molto convinto. Lo sta facendo BlackRock, lo sta facendo Fidelity, lo sta facendo AXA Asset Management, lo stanno facendo anche i grandi fondi pensione che sono investitori di lungo termine. Quindi nel momento in cui questi signori cominciano a dire non investiremo più in questa società ma investiremo in quest'altra società, è chiaro che un po' tutte le organizzazioni si sentono un po' sotto la pressione di questa spinta. Il secondo soggetto acceleratore, abbiamo detto, sono i governi e gli enti sovranazionali. Ricordiamo che proprio a seguito, diciamo, di questa situazione della pandemia, tante risorse e tanti investimenti sono stati messi in campo, sia dai governi nazionali che, pensiamo per esempio, al Recovery Fund europeo o al MES europeo, che sono ovviamente risorse che riguardano sostanzialmente due ambiti. Uno è l'ambiente. Il 40% del recovery fund europeo, delle risorse, sono destinate a investimenti con impatto ambientale. Il resto è tutto investimento con impatto sociale. Il MES è chiaramente a impatto sociale. Il SURE è chiaramente a impatto sociale. Il resto del recovery fund è chiaramente a impatto sociale. Quindi sono, diciamo, anche questi, stiamo parlando di grandi importi, perché il solo recovery fund sono 750 miliardi a livello europeo, per dare un'idea. E poi per quanto riguarda l'industria bancaria e finanziaria, in particolare c'è una pressione ulteriore che viene dai regolatori. I nostri supervisor ci chiedono insistentemente di incorporare nelle nostre attività anche questo tipo di rischi. Il rischio del cambiamento climatico, che è un rischio sia fisico che un rischio di transizione, cioè il rischio fisico è la perdita di quelli che sono degli asset che rappresentano delle garanzie per la banca nel momento in cui si verifica un evento atmosferico grave, per esempio. Il rischio di transizione è invece quel rischio legato all'accompagnamento di alcuni settori verso un modello decisamente più green e più sostenibile, no? Settori che sono più brown per aiutarli a transitare verso un'economia più green. E quindi quando i nostri regolatori ci dicono che dobbiamo integrare questo tipo di rischio e dobbiamo anche prezzarlo in qualche modo nelle operazioni che facciamo, oppure che dobbiamo dare una valutazione del merito ESG, quindi del merito di sostenibilità alle aziende che noi andiamo a finanziare, è chiaro che anche da questo punto di vista un'accelerazione è sostanzialmente implicita, no? In queste azioni. Quindi direi che gli elementi che concorrono a definire sostanzialmente l'importanza relativa in questo momento di queste tematiche sono questi 4-5 che abbiamo declinato, tenendo presente che c'è poi una responsabilità, direi, individuale e collettiva da parte di tutte le aziende, tutti i soggetti che operano, diciamo, con un impatto economico e sociale,
che mettersi una mano sulla coscienza e dire che mondo lasciamo alle generazioni future. Quindi questo fa parte ovviamente del senso di responsabilità di ciascuno di noi. Certamente tutti questi fattori spingono per una maggiore integrazione appunto di questi fattori, di queste tematiche nei modelli di sviluppo delle aziende e dei paesi interi. Tuttavia appunto tutto ciò rappresenta sicuramente dei costi e questo forse è la prima sensazione che un decisore sia in ambito economico o politico ha, quindi dei costi aggiuntivi. Come invece possiamo sottolineare l'altro aspetto, l'altro lato della bilancia, quindi le opportunità che invece possono arrivare mettendo in campo questi strumenti? Sì, io devo dire che tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi più che parlare di costi, tante volte quando parliamo di una trasformazione sostenibile di un'impresa verso un modello più sostenibile andiamo a guardare sempre il costo, però la logica in realtà è la medesima di un qualsiasi investimento. Qualsiasi investimento noi facciamo ha due fattori, diciamo, che lo contraddistinguono. Uno, un'uscita di cassa immediata. Due, un ritorno in un periodo che è in un momento che è traslato nel tempo, no? La stessa cosa vale in questo caso. Noi facciamo un investimento adesso per una trasformazione che darà i suoi frutti e il suo ritorno su un arco di tempo che è sicuramente di più lungo termine. In questo forse è stata la distorsione anche nell'interpretazione di tutti questi aspetti secondo il modello passato, cioè il fatto che noi siamo sempre stati dominati, almeno negli ultimi 20 anni, da una logica molto short term, molto a breve termine. E quindi fatichiamo ad accettare il fatto di vedere un ritorno su questa tipologia di investimento su archi temporali che sono superiori magari ai 4 o 5 anni. Cosa che invece non fanno gli investitori di lungo termine, come dicevamo, gli investitori istituzionali, i fondi pensione, le assicurazioni, eccetera, che hanno la tipica visione del long term investment. Quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento, anche nell'integrare una serie di fattori, sia all'interno dei modelli organizzativi delle aziende, sia all'interno dell'attività delle istituzioni finanziarie e delle banche, sia all'interno di quelle che sono le organizzazioni complesse, quindi le economie e gli stati-nazione, è esattamente questo. Investiamo oggi per avere un ritorno che è traslato nel tempo, ma che questo ritorno ci sia, e quindi l'opportunità, e qui parliamo dell'opportunità, è indubbio. Perché possiamo provare a pensare anche semplicemente a quelle che sono le opportunità immediate che si possono creare da questa finestra, diciamo, speciale che stiamo vivendo in questo momento. Se pensiamo a tutti gli investimenti pubblici che stanno andando in questa direzione, è chiaro che i beneficiari che possono essere i privati cittadini piuttosto che le imprese che svolgono determinate attività. La crescita, diciamo, di tutto il ramo della salute, della sanità e anche un po' del welfare a favore dei dipendenti sono settori che trainano un sacco di posti di lavoro. Lo stesso aspetto, diciamo così, della tecnologia, che è un driver importante in questa fase, che consente a ciascuno di noi di lavorare da casa con relativa tranquillità anche in questo momento, è un elemento di investimento che crea opportunità di lavoro. Quindi semplicemente abbiamo un trasferimento di quelle che sono le potenzialità da alcuni settori che forse prima erano un pochino più tradizionali e conservativi a settori che in questo momento possono essere più sostenibili. Pensiamo anche, per esempio, alla transizione dell'industria della produzione di energia elettrica. Noi in Italia, diciamo, siamo fortunatamente ben messi da questo punto di vista, nel senso che la quota di energia elettrica che viene prodotta da fonti fossili, in particolare dal carbone, è una quota molto molto bassa. Altri paesi, non possiamo dire altrettanto per la Germania, per esempio, o per altri paesi. Quindi aiutare questi settori e queste industrie a passare da un'economia basata sulla produzione di energia da carbone
a un'economia basata sulla produzione di energia più pulita, quindi da fonti rinnovabili, è un qualche cosa che crea delle opportunità. Non c'è soltanto da fattorizzare il costo, per tornare al discorso iniziale. Tra l'altro leggevo proprio in questi giorni la Polonia sta facendo anche dei piani molto, molto ambiziosi per limitare la quota di carbone nella propria, diciamo, dieta energetica. E in che modo, visto che poi il suo ruolo è all'interno di un grosso istituto bancario, in che modo il sistema finanziario e bancario può indirizzare questo cambiamento culturale, quindi incentivando i comportamenti virtuosi, rendendoli ancora più un'opportunità, ecco. Sì. No, riprendendo un po' dove ci siamo lasciati, per esempio dalla Polonia, diciamo che il sistema bancario e finanziario, come i grandi investitori, ha un doppio potere. Il primo è di diciamo, essere un role model e quindi esercitare per primo dei comportamenti virtuosi. Prima di essere una banca che presta denaro e raccoglie denaro o che intermedia denaro, siamo una corporate. Noi abbiamo 84.000 dipendenti in tutta Europa e per primi possiamo cominciare a ridurre le nostre emissioni, possiamo fare in modo che non circoli più la plastica, possiamo avere un comportamento sicuramente più virtuoso, possiamo essere garantire di avere un comportamento fair nei confronti dei nostri dipendenti, possiamo proteggerli da tutta una serie di rischi, possiamo garantire loro che siano contenti, eccetera, e abbiamo una ricaduta, diciamo, di un certo tipo immediato. Poi, come attori del sistema finanziario, quindi come prestatori di denaro, raccoglitori di denaro e anche intermediari, diciamo, di denaro, possiamo fare forse ancora di più, anzi sicuramente ancora di più. Tornando al discorso della Polonia di prima, noi possiamo incentivare lo spostamento di alcuni di fonti di credito da un settore più brown a un settore più green. Possiamo aiutare i nostri clienti polacchi a fare questo tipo di transizione. Non a caso, per esempio, noi abbiamo adottato proprio all'inizio dell'estate una nuova policy sul coal, quindi sulla produzione di energia elettrica da carbone e da fonti fossili come il carbone, che fissa la nostra data di uscita dal settore entro il 2028. Cioè significa che noi dal 2029 in poi non finanzieremo più nessuna azienda che abbia produzione di carbone, anche se questa produzione di carbone nel suo mix è il 2%, 3%, produzione di energia elettrica da carbone. Ed è una data molto ambiziosa del 2028, perché nessun'altra banca in Europa ha fissato una data così vicina, proprio perché questa transizione non è semplice, però il fatto di farlo noi per primi sta spingendo anche ad altre banche, no, a porsi un po' lo stesso obiettivo. Quindi è un comportamento collettivo che poi facilita la transizione di tutto il settore. Questo è un aspetto, diciamo, con cui noi possiamo incidere. Un altro aspetto con cui possiamo incidere è quello di aiutare i nostri clienti, soprattutto anche qui le aziende, a finanziarsi in modo tale da destinare questa componente di finanziamento a investimenti green o diciamo con caratteristiche di sustainability e di impatto sociale. Siamo in particolare i primi emittenti a livello mondiale sui sustainability bonds, e siamo tra i primi quattro a livello europeo per quanto riguarda l'emissione di green bonds. Significa che noi aiutiamo i nostri clienti a raccogliere del denaro sul mercato obbligazionario, però con l'impegno che quel denaro sia legato ad investimenti con caratteristiche appunto ambientali, di impatto ambientale o di impatto sociale. Quindi ci occupiamo anche poi di aiutare il cliente a individuare questi investimenti, a dare a seguito, diciamo, di questo tipo di bond dei KPI, quindi degli indicatori di misurazione di impatto,
Nel caso in cui il cliente non corrisponda, diciamo, a quei KPI, quindi non raggiunga quegli obiettivi entro un certo lasso di tempo che è previsto contrattualmente, c'è una sorta di malus che il cliente deve restituire e che noi destiniamo per fini sociali ed ambientali in restituzione. Quindi anche in questo caso, diciamo, abbiamo un ruolo di indirizzo piuttosto forte. E poi potrei dire che sicuramente un'altra cosa possiamo fare, l'ho citata prima, visto che comunque il regolatore ci chiede di incorporare sempre di più il merito ESG anche nelle nostre decisioni creditizie, possiamo dialogare e aiutare i nostri clienti, soprattutto di dimensione piccole e medie imprese, a diventare più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità, perché questo rappresenta anche un vantaggio creditizio nei loro confronti, quindi da parte loro. Un domani può significare anche la possibilità di avere un prestito a prezzi più vantaggiosi, proprio perché no, c'è un merito di sostenibilità che va a loro vantaggio. E un altro modo ancora è quello della finanza di impatto sociale. Noi come Unicredit abbiamo la nostra Social Impact Bank, siamo una delle pochissime banche europee che ha questo tipo di caratterizzazione, che eroga microcredito e finanziamenti a impatto sociale legato appunto a questi indicatori, a questi obiettivi che ho detto prima, che laddove raggiunti creano anche una virtuosità dal punto di vista della ricaduta. E la ricaduta sociale. Quindi direi che sicuramente almeno in questi 4-5 ambiti una banca può fare la differenza. E appunto, proprio riguardo a queste linee di intervento che voi già state attuando come Unicredit, se ci può dare anche qualche risultato già ottenuto oppure atteso, previsto, appunto in termini di miglioramento ambientale, sociale nelle aziende con cui avete a che fare, ecco. Allora, riepilogo magari qualche dato, risultato che si riferisce in particolare al primo trimestre di quest'anno. Nel primo semestre di quest'anno abbiamo erogato più di 25 miliardi di Green Sustainability ESG Linked loans, che significa prestiti legati a, diciamo, a green financing piuttosto che a social impact financing. Abbiamo emesso più di 13 miliardi di green e sustainability bonds. Abbiamo supportato le microimprese, le piccole imprese, tutte a livello europeo durante l'emergenza legata al Covid per oltre 6 miliardi e mezzo. Abbiamo supportato circa 38.000 studenti e 307 scuole con i nostri programmi di educazione finanziaria. Questa è un'altra delle attività che portiamo avanti con la nostra Social Impact Bank. Abbiamo, tramite la nostra fondazione Unicredit, supportato più di 4.600 progetti e abbiamo anche erogato donazioni per circa 48 milioni da parte di tutti i nostri colleghi e poi sempre con la nostra fondazione Unicredit rilasciamo moltissime scholarship, quindi borse di studio e anche borse di ricerca a studenti di tutta Europa e fino ad ora ne abbiamo supportati circa un migliaio, quindi sono veramente risultati di grande impatto. Non basta, perché non a caso ci proponiamo per il futuro di fare ancora meglio. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo, che in questo momento sono fissati al 2023, abbiamo sicuramente l'obiettivo di fare almeno 1 miliardo di finanziamenti di microcredito e social impact financing tramite la nostra Social Impact Bank. Abbiamo anche l'obiettivo di aumentare considerevolmente la percentuale di esposizione nei confronti di settori green e di finanziamenti nel settore delle energie rinnovabili.
però possiamo anche dire che in questo momento siamo in una fase di revisione della nostra strategia, perché l'obiettivo è quello di essere ancora più ambiziosi e quindi di giocare un ruolo ancora più di traino in Europa, per cui quello che mi aspetto è che questi obiettivi che noi abbiamo per il 2023 in realtà verranno tutti rivisti al rialzo, proprio perché in queste settimane stiamo ripensando un po' l'impianto e anche il livello di ambizione che vogliamo porci. E certamente questa è una cosa quasi obbligata dagli eventi di questi tempi, visto che insomma un po' tutti sono alle prese con una revisione molto profonda del proprio modo di lavorare e anche con una sfida, appunto, un obbligo quasi ad alzare gli obiettivi, ecco. Grazie, ringrazio moltissimo Roberta Marracino, responsabile della Group ESG Strategy and Impact Banking di UniCredit, e invito tutti a seguire i canali del Festival del Futuro sul sito festivaldelfuturo.eu e su Facebook, LinkedIn e da qualche giorno anche su Instagram. Grazie e buona prosecuzione di giornata. Grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci.